Cucù, adesso si sente? Non so. Si sente, Sode? Mo diremo voi che c'è scritto. Ora, per... si, ora sente. Si sente. Oh, adesso. Okay. Adesso bisogna catturare Federico. Così continuiamo il nostro chiacchiericcio. Anche perché... Ecco. Eccolo. Eccomi. Come va? Arriva, l'abbiamo... Tentava la fuga come in Celebrity Hunter. Veramente. Adesso ti sento bene, Anch'io ti sento bene ora. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sono indeciso se ripercorrere tutto quello che ci siamo detti, ma diventerebbe stucchevole. Ma no. Appunto. Che peraltro, se non sbaglio, da quello che mi dicono soprattutto le mogli, cioè una... Sì. Noi, ecco, vedi, mazza, non è un armadio, è un monolocale, è un armadio gigantesco. Cabina armadio. Cabina armadio. Noi ci incontriamo domani. Noi domani registriamo il podcast, però non dovevi dirlo, perché noi non diciamo mai gli spoiler. Io non ho detto niente. Ok, niente, adesso volevo fare un po' una luce un po' più carina, sono nero. Aspetta. Che ne so io come funziona? Che luce fai? C'hai la stroboscopica? Che fai? No, stavo abbassando la tapparella. Ok. Ah. Tengo così. Eccomi. Oh. Io sono qua dinanzi al dipinto del Mahatma Gandhi. Ah, wow. Sì, questo è bellissimo. Guarda che bello che è. Ah, cavoli, sì, ho capito adesso. Ah, sì, non riuscivo a vedere l'immagine. Troneggia nel salone. È uno dei miei personaggi idolo. Il sì. Mahatma, sì, il Mahatma, Muhammad Ali. Questi personaggi che in qualche modo con un paio di ceffoni hanno cambiato il modo di pensare delle persone. Insomma, questa è una cosa che... Dei gran comunicatori. Grandissimi comunicatori. Oh, parliamo un po', se ti va, di musica... E di televisione, così sì. Abbiamo dei reciproci territori. Certo. Io sono vissuto con una musica diversa, no? Io sono vissuto con il rock. Il rock mi ha sempre affascinato in una maniera morbosa. Ogni tanto, quando vedevo X Factor, dove tu eri seduto lì in cabina giudicante insieme agli altri, apprezzavo due cose. Uno, quando c'era qualcuno che si lanciava in interpretazioni di brani rock. Due, posso dirti la verità, non è una piaggeria, ma come ragionavi te? Nel sì. Senso che, no, tu sei uno che sa parlare particolarmente bene, su questo mi levo tanto di cappello. Beh, devo dire, X Factor mi ha fatto da nave scuola, eh. Sì, eh? Sì, eh? Perché... Cavolo, guarda, vuoi un aneddoto fantastico? Vai, vai. Io penso di essere stato il giudice più giovane della storia di X Factor nel mondo. Mm-hmm. Quando ho fatto il mio primo X Factor avevo 21 anni, mi sembra, 22. E con me c'era Morgan. Che per me Morgan è il giudice migliore che X Factor abbia mai avuto, perché calcola che è addirittura entrato nel Guinness dei primati come il giudice che ha vinto più edizioni nel mondo, Morgan. Sì. Quindi era fortissimo, è la grande capacità di Morgan per me, e oltre ad essere un uomo di grande cultura musicale, ma il suo plus in più è ad inventarsi la cultura, cioè lui è talmente bravo nella dialettica che a volte si inventa delle cose, fa delle costruzioni pindariche rispetto a delle cose riguardanti la musica non vere, però te le vende talmente bene che tu stenti, cioè, non vuoi credere che siano inventate, campate in aria, no? Quindi diventano molto, verosimili. È molto bravo, però le rende talmente affascinanti che è un dispiacere farle crollare, no? E io mi ricordo la prima puntata di X Factor registrata in un palazzetto durante le audizioni. Io mi siedo al tavolo e arriva sul palco questa una ragazza che però non riuscivamo a capire da lontano se fosse una ragazza o un ragazzo.
Quindi Morgan, con la delicatezza che lo contraddistingue, le disse, fammi vedere i documenti. Allora si alza e va verso questa ragazza a chiedere i documenti. E io faccio questa battuta. È la prima volta che Morgan chiede i documenti a qualcuno e non il contrario. Lui si incazza come una belva, ma come una belva. E abbiamo un litigio furibondo a tal punto da dover stoppare le registrazioni a un minuto dall'inizio, no? Questo è stato il mio esordio a X-Factor. Non ti dico come poi è proseguita tutta la mia prima stagione con Morgan, cioè è stato veramente intenso, però io ho un buon ricordo perché io grazie a lui ho imparato a gestire il mezzo televisivo, ho imparato ad avere un riflesso di Pavlov incredibile in alcune circostanze e mi è servito tantissimo. Ma come no, quella è una scuola di parola, anche perché non hai degli autori, ma devi interpretare il tuo pensiero nel momento in cui hai assistito ad una, esatto, un'esibizione, o devi infiocchettare al meglio ciò che stai proponendo. No, più che altro devi fare una cosa molto semplice, che però spalmata su 5 anni diventa veramente difficile. Devi dire, in sostanza, mi piace, non mi piace, declinato in un milione di modi diversi, fondamentalmente. Certo. E dopo 5 anni è veramente difficile riuscire a non ripetersi, no? Però è sicuramente... Io televisivamente parlando ho prodotto invece 2 grandi incazzature. Una volta, quando ero passato in Rai e facevo una trasmissione che si chiamava Luna Park. Oh, sai che non la ricordo. Vabbè, insomma, era dove c'era la zingara, la luna nera, quella roba. Ah, certo, sì. Io facevo la puntata del venerdì e Baudo faceva la puntata del sabato. Uh-huh. E io, per divertirmi, perché sono sempre stato un po' cattivello in questo senso, invitavo alla fine della mia puntata a vedere il giorno dopo l'appuntamento del sabato col Pippone nazionale. E Baudo sul concetto di Pippone si arrabbiava non poco. Tantissimo. Sì, però più si arrabbiava più mi divertiva a farlo. In realtà Pippo è persona gradevolissima, anzi forse tra le migliori che ho incrociato. Però quella volta, mi ricordo, per quel periodo si incazzò veramente tanto, tanto, tanto. L'altra volta invece fu durante la celebrazione dei 20 anni di Canale 5. Era appena iniziata la storia tra Natalia Estrada e Paolo Berlusconi. Ma non stava con Mastrota, Natalia Estrada, scusa. Sì, poi ha mollato Mastrota Per mettersi con Berlusconi. Con Paolo Berlusconi. Ah, la cosa... non sapevo questa cosa, fantastico. Sì. E la cosa non si doveva sapere. Ah, che era difficile. Non si doveva sapere questa cosa qua, no. Però, già che in quell'edizione, cioè in quella serata, eravamo nell'anno in cui aveva appena acquisito i diritti dalla Endemol Canale 5 per il Grande Fratello. Allora, al termine del balletto che aveva fatto Natalia Estrada, io mi permisi di ringraziarla, brava, eccetera, eccetera, peraltro donna argutissima, perché ho detto è la prima ad aver capito i vantaggi del Grande Fratello. Raimondo Vianello si stava pisciando sotto dalle risate. Avrei riso anch'io. Mentre la famiglia Berlusconi si è un po' frizzata alla circostanza, si sono un po' raggelati. Però insomma, per me sono cose talmente futili che si possono dire. Fantastica, scusa. Lo so, però ognuno cerca di tenere chiuso stretto stretto il proprio vasetto di Pandora, insomma. Che però... fine ha fatto Natalia Estrada? Credo che stia, da quello che... Io non me ne intendo di queste cose. Credo che viva nel Far West, una cosa tipo cowboy. Non... Sì. Tipo quello che sto guardando con Kevin Costner. Ok. Sì, sta lì che cavalca, insomma. Dicono che abbiamo un rimbombo. Mettiti le cuffie che rimbomba, oh signor. Vado a mettermi le cuffie. Ah, dai, tanto sì, ci sono. Sì, fa tranquillo. Io sento bene, però. Ma te mi stai sentendo? Io sì, io ti sento bene. Sì.
Ma te e Morgan siete stati insieme nella stessa edizione di Music, vero? Perché tu sei venuto con Jay. Sai che non ricordo. Penso di sì. Penso di sì. Tu sei venuto con Jay Ax e dopo Morgan invece ha fatto un'interpretazione personale di David Bowie, del Duca. Sì, sì, sì. Sì, 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 era quella stessa edizione. Bel programma quello, mi piaceva tanto farlo. Mi piaceva molto perché non ho questa grande... Sei paralizzato? No. Io ho messo le cuffie. Ma io ti sentivo bene pure prima. Beh, che ne so, beh, dicevo, mi senti bene. Ma non stai male così? Con i due opercoli lì. Esatto. Lo so, però così magari si sente meglio. Io ti sento molto bene, vabbè, ok. Senti, domani... Domani è un altro giorno, è vero. Domani dobbiamo fare il podcast. No, volevo parlare di Via col Vento, tutto qua. Perché? No, perché domani è un altro giorno. Hai capito? Sì. È come Celebrity Hunter. Sai che avrei fatto io? Però dimmi se avrei potuto, perché io ne ragionavo con mio figlio. Vai. Io avrei tentato la fuga iniziale. Mimetizzandomi a cespuglio, chiaramente. Avrei fatto quello o che hai fatto te o che ha fatto Francesco, cioè sviare. Voi eravate dentro una bara e invece Francesco c'aveva il suo cacchio di coso, c'era il sosia, sì. Eccetera, eccetera. No? Dandosi un appuntamento, perché voi avevate dei giorni per preparare la prima fuga, no? La prima fuga, sì, è l'unica cosa che potevamo preparare. Io mi sarei fatto procurare, parcheggiato da una parte lontano, fuori città, un camper attrezzato di tutto. Non si poteva. Lo vedi, però. Perché tu comunque la regola era che non potevi stazionare più di 24 ore nello stesso posto, girando con un camper. Appunto, io mi sposto. Sì, però il mezzo è sempre il medesimo, secondo me. E poi il rischio, sai qual era? Che una volta che intercettavano la targa e vedevano in quale casello passavi... Dipende che strade fai. Ti beccavano. Se fai le provinciali... Sì, però tendenzialmente un minimo di indizi dovevi darli, se no, sì, un minimo, qualcosa gliela dovevi dire. Se no, cavoli, diventa impossibile. Tipo, una regola che avevamo era non andare nelle isole, perché la mia prima idea fu quella di andare in Aspromonte. Certo, perché... ti rapivi da solo. Esatto, cioè, chi mi trovi in Aspromonte, facevi i rapimenti. La voglia a cercare. E invece sì, hanno detto meglio di no in Aspromonte. Ho capito, però ditemi voi dove devo nascondermi. Verosimilmente dovevi dare delle chance a loro. Certo. E in più nelle isole non si poteva andare e non si poteva stare in mare più di un tot dalla costa. Hai pensato che in Aspromonte rischiavi poi di non tornare? Cioè... E quello che mi hanno fatto notare i ragazzi di Amazon. Diventavi appetitoso lì. Però sarebbe stato fantastico. Sì, però mi immagino Chiara a pagare il riscatto. Esatto. Ecco, una cosa che chiedono è se stai lanciando dei nuovi ragazzi sul web. In che senso? Fisicamente? Sì. No. Pum. No, non il bungee jumping, cioè se c'è qualcuno che secondo te ha delle caratteristiche, ha delle possibilità, delle capacità per poter... Io non sono mai stato un bravo talent scout, io sono sempre stato bravo una volta che erano già bravi a dire che lo fossero. A gestirli, no? A gestire il loro lavoro, no? Io penso che io e Luisa stiamo facendo una cosa interessante, sicuramente non sarà la più interessante del web, però abbiamo intrapreso la strada del podcast, che secondo me è ancora abbastanza fresca in Italia e avrà una lunga crescita, perché è la declinazione è la radio declinata in una maniera completamente diversa. Mm-hmm. E dal mio punto di vista offriva uno spazio di libertà incredibile senza dover per forza parlare essendo filtrato da giornalisti e da titolisti e ci si può esprimere anche per maggior libertà per più di 15 secondi, sai, diciamo la limitazione di Instagram è che l'attenzione media non può essere altissima, visto che ti dà a disposizione 15 secondi per poterti esprimere. Mm-hmm. Ecco, il podcast sicuramente è uno spazio per poter comunicare di grande libertà. E a noi sta dando grandi soddisfazioni
non da un punto di vista economico, non so se potrà mai diventare un business perché non ho idea di come sarà, però sicuramente diventerà un media importante. Già in America Joe Rogan penso sia uno dei podcast più seguiti al mondo e è riuscito a farlo diventare proprio un media a tutti gli effetti, penso che porti a casa dei denari pari a quelli di un canale televisivo, se non di più probabilmente. Io adesso con Sonia, mia moglie, sta lavorando con queste produzioni per la SDL TV, da non so quando, da quando è? Da martedì. Da martedì invece partirà proprio sulla SDL TV una specie di costola del senso della vita, che si chiamerà La Stanza del Medico, dove affronteremo delle tematiche di confine etico, quindi come ti dicevo poc'anzi, durante prima. Il periodo del tentativo di interpretazione di ciò che dicevi. Beh, invitate Cappato, vi consiglio di invitare Cappato. Inviteremo Cappato, prenderemo contatti con Cappato, sì, perché la prima puntata credo che sia dedicata proprio all'eutanasia. Beh, Marco è sicuramente la persona esatto. Indicata in prima linea. La cosa si svilupperà attraverso casi reali, interpretati, raccontati e poi commentati, perché insomma quando arrivi al confine etico la lettura personale diventa estremamente variegata, quindi poi ognuno si sposta su quel confine con particolare delicatezza, con convinzione o con timore, insomma siamo tutti un po' condizionati dalla nostra cultura, sono tematiche molto sensibili, persona più autorevole per affrontare il discorso, però una cosa di cui abbiamo parlato nel podcast con Cappato che mi aveva colpito, lui è stato processato per aver portato in Svizzera di DJ Fabo, sì. E la cosa che a me stupiva è che in uno stato che si dice laico, lui si andava a discutere di una tematica che ha forte ingerenze rispetto alla religione, no? Certo. E lui è stato giudicato in un tribunale dove, quando è stata esibita, è stata letta la sentenza, dietro di lui c'era un crocifisso nel luogo di maggior laicità che ci dovrebbe essere, no? Mm-hmm. Era un'immagine che secondo me riassumeva bene il concetto di quanto può essere difficile cercare di scardinare dei tabù, non so se ideologici, ma sicuramente culturali. Sì, sì, era un'immagine ossimorica. Certo? Esatto, certo, esatto. Certo. Molto particolare. Che cosa segui te del mondo che faccio, che frequento io, cioè della televisione? No, non la roba mia, lascia perdere. No, io seguo proprio, non guardo proprio. Ma proprio lasci? Proprio lascio, non ho... Che non conflitto riesco. Ti dà la televisione? Che cos'è che non ti garba più? I suoi tempi? Io non riesco a trovare... Io penso di essere un buon ibrido, cioè penso di stare abbastanza nella terra di mezzo fra il mondo televisivo, quello digitale, non so come dire. Comunque a me la televisione, anche se pur non generalista, mi ha dato tanto, no? Però ho sempre reputato, per esempio, X Factor un format molto innovativo. Però 5 anni fa, già adesso X Factor deve veramente svecchiarsi, no? Mm-hmm. Io trovo che la televisione, penso per problemi di carattere economico fondamentalmente, non riesca a portare nulla di nuovo. Cioè se tu ci pensi, noi, la televisione va avanti con le licenze di programmi di 20 anni fa che continuano a essere rispolverati, li si toglie la ragnatela, si fa uno studio nuovo e si va avanti così per... Quanto? 20 anni? Grande Fratello da quanto tempo c'è? Se ci pensi, cioè, 20 tanto, anni, 20 anni. 20 anni, cioè come fai a trovare qualcosa di nuovo ed interessante? Sicuramente è una grande operazione nostalgia, che a volte funziona, ma fino a quando può funzionare oggettivamente? E tu credi che la questione sia fondamentalmente degli argomenti trattati? No, delle idee, che cos'è? Alla fine intrattenere cosa vuol dire? Avere delle idee che parlino il linguaggio dei giorni nostri, e delle idee nuove, continuando a rispolverare, stai facendo sicuramente, stai puntando su qualcosa di sicuramente di a livello di investimento di sicuro, perché sai che un format di un determinato tipo funziona perché è già conosciuto, è già celebre, ha già ottenuto dei certi risultati, quindi una fetta di pubblico te la traini per forza.
però a un certo punto ci sarà anche bisogno di fare investimenti di idee, non tanto di denaro, di idee, cercare di usare un po' di più. Io sai credo. cosa? Io Dimmi, dimmi. mi riguardo, sai cosa mi riguardo io della televisione? Che mi riguardo tipo Luttazzi, guardando Luttazzi di ieri, satirico, Barracuda, cavoli, a me sembra ancora avanti di 5-6 anni rispetto a parte preponderante di quello che vedo in televisione oggi. No, io credo, io no, io questo non lo credo. Io credo che allora, non parliamo solo dei tempi di Luttazzi, ma parliamo anche dei tempi successivi a lui, sino non ad arrivare ai giorni nostri, ma penso sino a una ventina di anni fa, la televisione, proprio perché stava narrando le possibilità anche creative di quelli che la scrivevano, aveva immense praterie, immensi territori su cui svolgere la propria lettura, la propria intraprendenza, la propria fantasia. Col passare del tempo questi territori si sono limitati sempre di più. Quindi evidentemente buona parte di quello che si vede in televisione nello specifico narrativo è stato già narrato. Io credo che Sì. buona parte della novità di ciò che la televisione può portare è nel modus interpretandi, cioè nella maniera in cui ti poni televisivamente parlando con l'interlocutore, cioè con lo spettatore. Il quiz c'è sempre stato, il varietà c'è sempre stato, Certo. la commedia c'è sempre stato, insomma, ci sono state già tutte queste cose, un po' come voglio dire, con tutta la buona Sì, forse volontà. diciamo la satira ha avuto poco spazio, se ci pensi. Ma Ha la avuto tanto. satira ha avuto Tanto un spazio troppo. all'avanspettacolo e la satira un po' meno, però vabbè. Guarda, molto spesso l'avanspettacolo è stato satira, ma molto spesso l'avanspettacolo è stato satira. È stato satira fin Secondo dai me sono primi. due cose diverse che viaggiano in compartimenti Sono stagni. due modi diversi di fare satira. Nell'avanspettacolo c'era un gigioneggiamento più clownesco, c'era Ma una. la satira non è così, secondo me. Cioè, quello è avanspettacolo. Beh, guarda, dipende che tipo di avanspettacolo c'è. Cioè, se tu parli ad esempio del bagaglino come Esatto, forma cioè di non può essere definita avanspettacolo, satira il bagaglino, cioè il bagaglino è una carezza, la satira è un pugno nello no? È stomaco, un pugno nello al stomaco. potere. Ma infatti non sto parlando solamente del bagaglino, sto parlando di una satira che può essere fatta, è stata fatta satira con Zelig, è stata fatta satira anche con Striscia la Notizia qualche volta, è stata fatta satira con delle piccole commedie, ad esempio ho visto Albanese nei topi, a me è piaciuto tantissimo su Rai 3 questa serie, eccetera, eccetera. No, ma ti dicevo che gli argomenti alla fine della fiera sono sempre i medesimi, la realtà attorno a te cambia e quindi ecco anche la satira si adegua al Certo. mondo che deve raccontare. È un po' come nella canzone, anche nella canzone si canta sempre di amore, si canta sempre di libertà, cioè gli argomenti alla fine della fiera sono quelli. Certo, è Dipende ovvio. come suoni la musica, Sì, come come li canti la declini, canzone. Esatto, assolutamente. esatto. Quindi non è, secondo me, non è che la televisione non ha più argomenti. Credo che ci sia molta paura nell'affrontare il linguaggio diverso dalla consuetudine. No, sono d'accordo, io non penso che ci sia mancanza di argomenti, c'è mancanza di osare, cioè il tema rischio non viene affrontato semplicemente perché presumo che la televisione stia affrontando una grossa crisi e quindi si predilige idee già navigate per stare sicuri a scapito di un'idea nuova. Se tu ci pensi fondamentalmente gli format più nuovi che hanno avuto più successo fanno parte di tutta quella fascia televisiva TV9, non so bene i canali, tipo i quattro ristoranti, è un format semplicissimo, non stiamo parlando di dover fare per forza programmi di cultura, è un programma di intrattenimento molto semplice che penso sia stato ideato in Italia, ha avuto un grande successo, un costo bassissimo, è un'idea nuova, diversa e ha avuto un grande successo, per farti capire quanto un'idea nuova possa aver successo in Italia, perché l'aspettativa rispetto alla novità è molto, molto bassa, Guarda, tu secondo me. stai parlando con me che le mie trasmissioni me le sono scritte tutte io. Le ho anche vendute all'estero, tutte quelle che ho scritto. Quindi ho sempre cercato di fare qualcosa di diverso. Laddove il meccanismo narrativo apparteneva ad un genere già esistente, ad esempio il quiz, come ad esempio è Avanti un altro, ho Quello l'hai cercato di scritto tu. Avanti un altro l'ho scritto io, Ciao Darwin l'ho scritto io, Peter Pan l'ho scritto io, Il senso della vita l'ho scritto io, cioè sono Cavoli. tutte trasmissioni che ho fatto io. Ho cercato sempre però di cambiare l'atteggiamento del narratore, cioè Certo. del sottoscritto. Avanti un altro è un gioco a quiz,
però fondamentalmente è sfacciatissimo, cioè viene meno quell'affettazione che mi turba tantissimo in televisione, quel ma che piace, ma che, da dove viene? Oh, che meraviglioso paese! Convenevole, sì, una cosa che non riesco a sopportare. Vabbè, ma detto questo, è vero quello che dici tu. Io quando faccio qualche lezione all'università sulla scrittura televisiva, cerco sempre di mettere sull'avviso i ragazzi che la domanda che viene spesso fatta a loro o a chiunque debba scrivere è: secondo voi che cosa la gente vuole vedere? Ed è il punto di partenza più sbagliato che si possa fare, perché in realtà tu dovresti domandarti che cosa ho io da raccontare. Sì, sì, è come dire, voglio fare una canzone che venda tantissimo. Appunto, è micidiale questa. Esatto. Si parte dall'urgenza espressiva. Esatto. O hai l'algoritmo degli ABBA, che non ne sbagliavano una, esatto, perché erano proprio... The Beach Boys, che erano precisissime. Esatto, voi dovete fare cosa, prima capire cosa avete da dire, anche perché nel momento in cui puoi dire tu qualcosa... Anche se quel qualcosa è stato già detto, come lo dirai tu, non l'avrà mai detto nessuno prima, certo, perché siamo tutti unici e irripetibili. La realtà è che la televisione per molto tempo è stata pionieristica e da parecchi anni è diventata coloniale, cioè... reazionaria. Esatto, hanno messo dei territori, coltivano quello che quella terra può dare e non si spingono oltre. Io che provo a farlo, ogni volta che ho provato a farlo, anche negli anni precedenti, non è stato facile. Devi convincerli, poi la fiducia che possono avere nel sottoscritto mi hanno permesso di poterlo fare, ma credo ce ne sono molti che scrivono delle cose nuove che gli appartengono, quindi le ho lette, non le posso fare io, sono loro, certo. Ma hanno difficoltà perché la credibilità è, come dicevi giustamente te, una credibilità fondamentalmente economica, quindi preferiscono un format che ti dà già delle traiettorie, sicurezza, interpretative di mercato, e lavori più tranquillo in questo senso. Sì, sì, però, beh, ovvio. Che poi è lo stesso concetto di X Factor, cioè poi io sono sempre dell'idea che il contesto valga più del concetto, sempre e comunque. Bravo! Cioè, nel senso, ti faccio è un esempio. È importantissimo! Però è brutto, è una cosa che a me ha sempre creato grandi turbe e problemi esistenziali. Ti faccio un esempio, c'è una canzone che io ho iniziato a cantare nei centri sociali, no? E c'è una canzone che io facevo, che ero, io ho sempre fatto musica pop, poi ho suonato partendo dal basso nei localini, centri sociali prevalentemente, e facevo questa canzone, e questa canzone era una canzone pop. Il problema è che fatta in un centro sociale assumeva una connotazione di carattere, ma non solo politico, una connotazione... gli si metteva la kefi addosso, no? E quindi sembrava un'altra cosa. Diventava importante, sì. E quindi, cioè, è ovvio che l'intervento delle sardine dalla Gruber e l'intervento delle sardine ad Amici di Maria De Filippi assume un senso completamente diverso, non rispetto al contenuto di ciò che loro dicono, ma rispetto al contenitore. Su questo non c'è dubbio. Molto spesso ci sono ormai televisivamente contenitori che abbinano cose talmente remote l'una dall'altra che non riesci più a distinguere la realtà dall'illusione, hai capito? Certo. C'era una battuta in un film, non mi ricordo quale, che diceva che proprio l'infoitment era quello che creava maggiori turbative, perché tu trovavi di fronte uno storico del nazismo ed un negazionista, e a quel punto non capivi più, cioè avevano tutte e due lo stesso valore. E diventava... Sì, o Sgarbi che si mette a contraddire un virologo, per esempio. Sì, non è male questa cosa. Noi l'altra volta abbiamo fatto un collegamento col dottor Roy De Vita e parlavamo della situazione attuale, eccetera, eccetera. E c'è stato uno che ha scritto sotto: ma che sta di De Vita? Mica è un virologo. Mi sono permesso di rispondergli e dirgli: non lo metto in dubbio che non è un virologo, ma essendo uno che lavora con le persone con problematiche oncologiche nell'ospedale di Roma, ne avrà viste di vicende, di circostanze. Certo. Di sicuro non lo sei te che scrivi un virologo, e manco lo sono io. Io e te a livello medico, al massimo di lavoro, facciamo i pazienti, ma non è che possiamo fare qualcosa di particolare a livello, sì, medico. Sì. Insomma, comunque sia, c'è molta confusione. E questo è uno dei motivi, l'ambiente, dove viene raccontato qualcosa che è ciò che, ne parlo con te perché sei un artista della musica, è ciò che mi ha tenuto lontano ultimamente da Sanremo stesso, perché credo che Sanremo meriti nella sua storia un'opportunità di contesto più ampia del teatro Ariston, che credo abbia raccontato ormai
scenograficamente proprio. Ah, tu dici proprio... Tecnologicamente non si può fare di più ormai. Cavoli, però sai che invece un pochino di tradizione io la terrei. Cioè, ma la tradizione è già nella storia stessa di Sanremo. Però l'Ariston e l'Ariston, cioè, boh, non lo so. Non lo so, sì, è sicuramente un tema che si potrebbe affrontare. A me piace, io ho visto il contest europeo della musica, no? E ho visto che cosa si può fare con la tecnologia per rappresentare la canzone interpretata in quel momento. Ed è affascinante quello che si può fare, è veramente affascinante. E credo che la contemporaneizzazione tecnologica del brano meriti la possibilità di essere sviluppata appieno. Il Teatro Ariston è storia, senza dubbio, è un luogo che ha narrato la musica italiana. Poi è incredibile, io mi ricordo la prima volta che ho visto dal vivo l'Ariston, perché in televisione è una percezione dello spazio. Chiaramente, no, è come un grand'angolo. È veramente piccolo, cioè, penso che conterrà 300-400 persone massimo. Hai visto quando passi là dietro? Cioè, manca solo il Minotauro, poi sembra veramente il labirinto di Minos. Sì, 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 sì. È strettissimo ed è particolare. È stata un'esperienza bella le due edizioni che ho fatto, però mi piacerebbe poter immaginare una narrazione musicale in un'ambientazione che tecnologicamente ti possa permettere di farla però fuori io, dal vaso. A me piacerebbe, me la immagino meno all'americana, cioè sempre un po' con un po' di italianità. Cioè immaginarmi Sanremo come Super Bowl mi esce un po' di sangue dal naso, sinceramente. Sì, questo senza dubbio, ma è sempre in medio stat virtus, no? Cioè riuscire a coniugare le due possibilità, una narrazione mediterranea in un'ambientazione tecnologica che comunque è anche mediterranea, perché poi la tecnologia è globalizzante, la certo. cultura è circoscritta, ognuno ha i suoi modi narrativi, ha le sue possibilità narrative. La realtà è che se sedimo tuttora, poi noi domani che No, ma noi ce ne abbiamo, noi ne abbiamo gli che argomenti. l'hai letto il libro mio? Lo sto leggendo, no, non l'ho letto tutto perché poi la tua assistente mi ha paccato quando dovevamo fare il podcast, no? E quindi no, adesso mi sono andato a riprendere tutte delle tematiche che voglio affrontare prese dal libro, però non parliamo solo del libro, No, per l'amor di Dio. No, però le tematiche che ti possono Tra l'altro, piacere. guarda, mi sono andato a ordinare, questo penso sia un Sesso, reperto, ma grande lui. sono andato a prendermi un reperto archeologico, è introvabile, ne ho trovato uno solo. E Tu cosa leggi tu di solito? cosa le io leggo saggistica e romanzi. Quando mi voglio rilassare, leggo dei romanzi generalmente legati alla fantascienza o al paranormale. Quindi Ah. mi diverte molto King, mi diverte molto la fantascienza, anche quella vecchiotta, quella di Asimov, di Farmer, di Heinlein. Però molto saggistica. Ultimamente sono rimasto molto colpito dalla lettura dei due saggi di Harari. Non ho letto. Sono belli, 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 No, io sono belli, belli, belli. più leggero. Io leggo, praticamente penso di aver letto tutti i libri di Bukowski, li ho letti tutti e me li rileggo due volte. Ma come no? Compagni di sbronze. Sì, è che uno pensa, io quando ero piccolo mi dicevano Bukowski, dato il nome un po', pensavo qualcosa di intellettuale quando me l'hanno raccontato da No. piccolo, dicevo Bukowski, e invece è la lettura più scorrevole e Sì. Ma semplice del mondo, però è lui era un fantastico. folle perduto. Un folle perduto, ma era molto umano. Cioè, io, se tu vedi, c'è un documentario di Bukowski dove è molto stronzo. Addirittura c'è una scena in questo documentario dove lui prende a calci sua moglie, no? E gesto deplorevole, attenzione. Cioè, però lui era stronzo, ma nei libri aveva un'anima umana incredibile nel suo essere stronzo. Beh, sai, è E cresciuto nel periodo controculturale, quindi Eh sì, aveva. Ginsberg, Esatto, che invece esatto. io non riesco ad apprezzare, per esempio, Ginsberg, non Quel riesco a... periodo? Non rie ho provato a leggere Ginsberg, ma non mi dà alcun tipo di emozione, parere mio, ovviamente, però c'è un libro invece di Bukowski, perché sono un po' tutti uguali i libri di Bukowski, ma ce n'è uno che continua a dire nelle dirette, ma quando le faccio con mia moglie non mi caga mai, che c'è un libro fantastico di Bukowski che si Strano. chiama Hollywood Hollywood,
che è il libro completamente diverso rispetto a quello di, perché è il libro di che ha scritto Bukowski a fama acquisita, dove parla di tutte le sue... Quindi si è un po' pulito... No, il Bukowski imborghesito, che vive la sua condizione di privilegio con lo stessa dirompenza del Bukowski, del vecchio Bukowski, ma con i dubbi esistenziali che gli dà aver acquisito uno spazio, diciamo, di privilegio. Certo. Ed è sicuramente fantastico. Comunque, io mi fermerei pure qua, sì, ma quello che ti consiglio, se ti piace leggere e ti piacciono le argomentazioni un po' tangenti della realtà, leggiti Houellebecq. Houellebecq. Houellebecq, scrittore francese, piattaforma. Invece, guarda, te ne consiglio uno io Vai, che spara. è una mazzata sulle palle, però è veramente. Aspetta, Beh, in vediamo se lo questo trovo. periodo un'altra mazzata sulle No, palle può essere letale. l'idea però è geniale. Penso sia questo. Aspetta, fammi vedere. Ah, eccolo. È un'idea di J.J. Abrams. Allora, praticamente si chiama La nave di Teseo. Certo, è la casa editrice. Ah, non è il titolo. No, si chiama La nave di Teseo, il titolo del libro. Non è, penso ci sia una casa C'è editrice. una No. casa editrice che è Allora, la nave di Teseo, pensavo che fosse la casa no, editrice. è proprio il titolo del libro, vedi. Praticamente questo libro è stato scritto come se fosse un libro che è appartenuto ad una biblioteca, no? Quindi c'è, ed è come se una donna e un uomo andassero in questa biblioteca a prendere questo libro, e intanto che leggono la storia principale del libro, iniziano ad avere una corrispondenza tra loro su questo libro che consegnano alla biblioteca. Quindi questo libro contiene due Due storie storie. parallele, cioè quella del libro in sé e quella della corrispondenza tra queste persone. Dentro, vedi, ci sono anche dei documenti che si lasciano, e quindi è una doppia storia fantastica. Vabbè, è un'idea, cioè, Beh, sì, certo che è carina, è molto particolare. L'idea è fantastica, secondo me. Poi, vabbè, il libro. La nave di Teseo. Sì. Mia moglie sta prendendo già appunti sulla vicenda. Sì, scusami, non è J.J. Abrams. Quella era la nave di Teseo di V.M. Straka. Non so chi sia. PM, il pubblico V.M. ministero. Verona, Milano, Straka. Con la K. Strachan. Straka. Straca. Le Straca. PDP. Amico mio, Federico. È stato un piacere, ci vediamo domani per il podcast. Ciao, Ciao. ciao a tutti quelli che ci hanno Ciao a seguito, se hanno tutti. avuto la pazienza di ascoltarci. Ciao. Com'è? Non avete letto le domande. Ah, dobbiamo leggere le risposte. Che ne so, io manco ce vedo, capirai. Risposte? Che no, le domande che fanno. Ah, vabbè, sì, leggiamo delle domande. Dai, teniamoci 10 minuti di risposta. Vai, Sì, però io ci sono. dimmene alcune perché è scritto piccolo piccolo, non ce vedo io. Le puoi leggere solo tu, eh? Io non posso. No, stiamo bene. Io non posso perché tu hai la diretta. Ah già, io capirai. Lui non può, io non ce vedo. Leggile tu che sei. Che sei un abile lettore di miniature. È talmente piccolo ciò che scrivono. Paolo prova a cantare una canzone di Fedez? No. Vabbè, saluta. Non ci vedi. È una giustificazione. No, però ci sta, magari se qualcosa vogliono chiederla. Se sto facendo la visita oftalmica. Che dicono? Ma non c'è manco una domanda. No, sono tutti saluti, saluti. Salutano Saluti. tutti. Salutano Salutano Lello. Salutiamo Lello. Lello. Sta dormendo. E poraccio, quello sta a dormire, ragazzino. Niente. No, libri preferiti, sto leggendo io, una trasmissione insieme, sto leggendo Un bacio a Leone. Sì, generalmente non dovevamo chiederlo prima, forse, di fare le domande. No, le hanno fatte, ma ormai è... Le domande le hanno fatte, ma forse con tutto quello che abbiamo detto involontariamente abbiamo anche risposto. È probabile, speriamo almeno. Dai, tu vai da Lello che io vado da Davide, Silvia e da Tele. Va bene, buona A giornata. domani. Ciao Ciao Federico. domani, ciao a Ciao a tutti, ciao tutti. ciao. Aio. Arrivederci.